Allora, adesso mi piacerebbe leggervi qualcosa tratto da questo libro, che è un libro che analizza un po' tutti i retroscena della cultura zigana, comunque della cultura rom. Ed è un'analisi veramente, veramente ben fatta, nel senso che è pieno di curiosità da un punto di vista folcloristico, sociologico, antropologico, anche linguistico, c'è tutto un capitolo davvero molto interessante per quanto riguarda il discorso delle origini della lingua romani, che addirittura risalirebbero un po' come comunque l'origine anche di questo popolo, che in realtà viene spesso indicato come apolide, risalirebbero appunto a un discorso di India, perché poi fondamentalmente presentano alcune analogie con certi concetti comunque dell'induismo, quindi molto probabilmente agli inizi provenivano proprio dall'India. Ed è un libro alquanto interessante. Io per quanto riguarda la cultura zigana, comunque la cultura gitana, avevo già fatto uscire uno studio, anzi ne ho fatto uscire più di uno in realtà, perché tempo fa avevo proprio approfondito bene tutto questo mondo. Perché effettivamente le persone che ovviamente hanno un po' questo razzismo nei confronti degli zingari, anche se zingaro è una parola diciamo dispregiativa, che non andrebbe usata, in realtà non conoscono questa cultura, cioè non sanno cosa ci sta dietro, e questo, vabbè, è riscontrabile in generale un po' in tutti gli argomenti, perché le persone in realtà sono un po' pigre dal punto di vista culturale, nel senso che difficilmente approfondiscono questo o quello prima di dare un giudizio sulle cose. Ed effettivamente io avevo un po' approfondito diversi aspetti della cultura gitana che erano particolarmente interessanti, perché peraltro loro, anche se recentemente, ecco, negli ultimi tempi, direi negli ultimi 20 o 30 anni, sono comunque praticamente diventati quasi tutti o islamici o cristiani. In realtà agli inizi erano politeisti, cioè andavano avanti a praticare una sorta di culto della natura, che prevedeva anche appunto il culto delle dee, che adesso stasera cercherò di trattare, soprattutto tratterò la dea più famosa, che poi in realtà è stata cristianizzata, che è Sarala Kali. Che è stata cristianizzata, ovviamente quando poi loro si sono convertiti comunque al cristianesimo, hanno diciamo cristianizzato le loro pratiche, però agli inizi queste pratiche erano pagane. Quindi io avevo appunto studiato un po' il loro politeismo. E inoltre avevo anche studiato il ruolo della donna, e anche il discorso della magia, perché in realtà il discorso della magia zigana è legato soprattutto al discorso dei chiodi e dei ferri di cavallo. Avevo già fatto dei video sull'argomento, ve li linko sotto, perché peraltro avevo già fatto anche dei video relativi al folklore. Avevamo visto ad esempio le tre fate, le Keciali, che in realtà probabilmente agli inizi ovviamente erano tre dee, quindi molto probabilmente erano un po' come le parche, che appunto solleva tutto anche questo. Sono tutti argomenti interessanti, perché poi in realtà ci permettono di fare tutti dei collegamenti da cultura a cultura. Allora, volevo appunto leggervi brevemente, tra l'altro poi di questo libro probabilmente farò uscire anche degli scritti per PDF, almeno per quanto riguarda la lingua parlata. Mi piacerebbe far uscire il discorso diciamo, del collegamento tra la lingua romani e l'influenza dell'antica cultura indù. Mi piacerebbe appunto leggervi questo discorso di Sarala Kali, che avevo già trattato anche parlando, anche leggendovi comunque l'opera di Katie Jones, della Dea dell'Antica Britannia. Avevamo un po' visto che il culto a Kali, quindi comunque il culto a questo concetto di grande dea nera, in realtà è presente in più di un popolo, e anche gli zingari effettivamente avevano questo concetto, e ce l'hanno tuttora, anche se l'hanno cristianizzato. Difatti, i gitani ancora venerano un po' questa santa che loro chiamano Sarala Kali, ma che in realtà ovviamente agli inizi era una dea.
probabilmente appunto in realtà è quello che resta della Dea Kali, perché secondo alcuni studiosi, i Rom sarebbero appunto, cioè, dovrebbero provenire probabilmente dall'India, a seguito appunto di alcune migrazioni che sono state fatte da alcune caste, perché la società indù è una società stratificata in caste. Difatti, i Gitani avevano comunque mantenuto tutta una serie di prescrizioni che erano tipiche dell'induismo, come ad esempio la suddivisione tra puro e impuro. Qui, ad esempio, alcuni studiosi hanno appunto fatto un po' questi collegamenti e avevano appunto rilevato che una zona dell'India, ovvero Kannauj, aveva come sua protettrice Kali, la dea nera, e che effettivamente questo nome, questo termine, anche il termine Kala, era rimasto appunto nelle origini, diciamo, nel popolo gitano. E difatti ancora oggi, o comunque anche quando poi questi studi sono stati fatti, quindi comunque verso gli anni 50, 60, 70, effettivamente i gitani adoravano le Madonne Nere, cioè tra i vari santi del cristianesimo, del cattolicesimo, loro prediligevano sempre comunque questo discorso della Madonna Nera, ma proprio perché si erano tramandati di generazione in generazione questo discorso della Dea Nera Kali. Difatti Santa Sara, l'attuale protettrice della popolazione romani, è nera. Peraltro in realtà non è mai esistita una Santa Sara gitana, è semplicemente, come ho detto, la cristianizzazione del loro concetto di grande madre nera, che appunto è Kali. Allora, in un capitolo davvero molto interessante, l'autore, che è Santino Spinelli, credo appunto sia in realtà lui stesso sia comunque in realtà di origine gitana, praticamente introduce tutto il politeismo e anche un discorso di folklore relativo al popolo gitano, ed è un capitolo davvero interessante che comunque farò uscire per iscritto, perché così almeno poi chi fosse curioso di approfondire comunque lo può trovare già per iscritto. E saltando il discorso relativo al politeismo maschile, vi dico brevemente che comunque il dio, uno degli dei adorati dai gitani, era Devel, che derivava dal sanscrito Devas. Saltando ovviamente tutto quel, cioè il culto comunque a questo Devel, che peraltro prevedeva anche un discorso di fuoco, di fuochi stagionali, o anche addirittura di serpente, perché anche il serpente era tipico del culto gitano. Direi appunto di leggervi il paragrafo dove si parla di Kali e quindi anche di Sara la Kali. Connessi al ricordo e all'adorazione della dea Kali, la dea nera, divinità indiana detta anche Durga, sono i festeggiamenti sotto l'albero di Bibi in Serbia e il pellegrinaggio alle Sainte Marie de la Mer nella regione della Camargue francese per la venerazione di Santa Sara, la Santa Nera. In Serbia esiste da tempo immemorabile il culto di Bibi, che in lingua romaní significa zia. Il termine viene usato sia per esprimere una relazione familiare, ma anche per esprimere rispetto verso una donna anziana delle comunità romaní. Bibi è allo stesso tempo la madre e la moglie di Dio e rappresenta sia il male, Bibaxt, Bilacipè, che il bene, Baxt, Lacipè. Il culto di Bibi è molto simile a quello celebrato in India, legato alla divinità di Durga, che appare via via come Kandi, Dura, Bhairavi terribile, Kali la nera, Tara la salvatrice. In lingua romaní, Kali Bibi è sinonimo di pestilenza e di piaga. I Rom vedono Bibi come amica dei bambini, verso cui è estremamente protettiva. Non è un caso che in tutte le iconografie essa è sempre attorniata da bambini o da figure di persone molto giovani, ed è rappresentata come una romania alta e magra, con capelli lunghi e neri, vestita di rosso e scalza. Bibi viene invocata in caso di incurabili malattie e di gravi infermità. Il rito viene celebrato annualmente in primavera sotto un albero con la partecipazione di adulti e bambini, e non mancano cibo e musica. Difatti, questa è una caratteristica tipica, era tipica comunque dei gitani, che ovviamente a sua volta derivava dalla loro origine, dell'estremo oriente, quindi molto probabilmente dell'India.
ovvero questi banchetti e queste feste, queste danze che si svolgevano all'aperto, vicino agli alberi spesso, o che comunque prevedevano anche la vicinanza con i cavalli, soprattutto con i cavalli. Sono tutte, diciamo, sono tutti indizi che ci riportano comunque appunto a determinate pratiche dell'induismo, e comunque anche spesso poi sono state comunque trovate anche delle tracce relative ad esempio ai culti persiani, proprio perché in realtà questi gitani, quando poi si sono spostati dall'India per arrivare qui in Europa, hanno transitato anche verso la Persia, cioè passando per la Persia. Quindi di fatto avevano comunque preso alcune usanze prese anche dal culto di Zarathustra, se non ricordo male. Nella cittadina a sud della Francia ha luogo ogni anno, il 24-25 maggio, un famoso pellegrinaggio che richiama fedeli e curiosi da tutto il mondo. Il 24 maggio si celebra Santa Sara, patrona della popolazione romaní, mentre il giorno successivo è la festa di Santa Salomè. La terza e ultima delle tre sante è Santa Giacobbè, che si festeggia il 22 ottobre. Sono loro le sante che hanno ispirato il nome della piccola cittadina. Durante i giorni del pellegrinaggio regna in questo luogo un'aria di festa e di religiosità mista a magia. Nella piazza di Saint-Michel per 3 giorni non si smette mai di ascoltare il flamenco proposto dai cale, sia francesi che spagnoli. Si suona, si canta e si balla dal mattino fino a notte fonda. Sono soprattutto fedeli cattolici coloro i quali si recano alle Sainte-Marie de la Mer, ma oltre alla ricorrenza propriamente religiosa, possiamo considerare questo evento, che si ripete ormai da tempo immemore, come una possibilità di incontro e di sviluppo di relazioni sociali. Qui poi c'è tutta la descrizione di come si festeggia questa Santa Sara, che, ripetiamo, in realtà è una santa cristianizzata. Cioè, è semplicemente una festa che loro avevano, ovviamente di matrice pagana, che hanno poi cristianizzato quando hanno accettato il cristianesimo. I fedeli, in segno della loro devozione a Santa Sara, confezionano numerosi mantelli colorati che fanno indossare alla statua, recandosi nella cripta della chiesa di Saint-Michel, dimora questa della statua di legno scuro della santa. Il rito vero e proprio consiste in una processione che fa sfilare la statua di Santa Sara, piena di mantelli, per le strette vie del paese che dalla chiesa partono al mare. Giunti alla spiaggia, i devoti si immergono nel mare fino alle ginocchia. Quello che si compie è un atto catartico, una possibilità di purificazione e di rinnovamento spirituale che si ripropone ogni anno. È certamente un retaggio della religione induista, la cui tradizione vuole che i fedeli si bagnino nel Gange per purificarsi. Perché, come ho detto, appunto, gli Hindu fanno questo, cioè gli Hindu, appunto, hanno questa ideologia, questo rito del portare in processione le statue delle dee, spesso anche di vestirle, e poi ovviamente di immergersi nel Gange. Il pellegrinaggio in devozione di Santa Sara è importante non tanto per l'aspetto esteriore che è folcloristico, ma per il valore che l'evento genera a livello umano, culturale, spirituale e artistico. Niente, questo era giusto per darvi, per fare questo approfondimento su Santa Sara. Tra l'altro, ci sarebbe anche da dire che, contrariamente a quanto poi succedeva qui in Europa, da un punto di vista della condizione della donna, presso i Rom, presso i Gitani, la divinazione veniva proprio fatta dalle donne, e anzi era un compito della donna, un ruolo proprio che veniva incentivato per le donne, quello appunto di praticare la divinazione. Cioè, il praticare la magia, dal punto di vista della mentalità rom, è sempre stato permesso. Difatti, in realtà, le persecuzioni che i Rom hanno subito praticamente da quando hanno cominciato a venire qui in Europa, quindi nel periodo del Medioevo, ecco, fate Medioevo e Rinascimento, le persecuzioni e le condanne che l'Inquisizione dava anche ai Rom, perché comunque l'Inquisizione ha perseguitato non solo le donne, gli ebrei o comunque gli eretici, ma ha perseguitato anche i Rom. Nascevano proprio da questa loro usanza, cioè dal fatto che loro praticavano la magia alla luce del sole. E la divinazione tipica che i Rom praticavano, oltre alla chiromanzia e comunque alla lettura dei tarocchi,
Era anche ad esempio l'uso delle erbe per dire, o anche ad esempio degli amuleti, oltre al fatto appunto, come ho detto, della magia basata sui chiodi. Ad esempio, loro realizzavano, adesso non so se lo fanno ancora, però comunque realizzavano degli amuleti particolari, usando dei grossi chiodi. Io, tra l'altro, ne ho qui uno che mi era stato regalato anni fa. Molto bello perché in realtà poi questi amuleti a fondo, cioè dove praticamente si utilizzano questi chiodi molto grossi, praticamente li si piega in varie forme artistiche, sono davvero molto belli. Poi sotto se ritrovo vi metto anche il link così vi andate un po' a vedere cosa sono questi amuleti a forma di chiodo, cioè dove praticamente vengono usati i chiodi. Allora, come ho detto, in realtà appunto le persecuzioni che loro subivano dall'Inquisizione o comunque anche comunque da direttive statali del tempo, nascevano proprio anche da questo fatto, dal fatto che loro praticavano la magia sotto il sole, a cielo aperto, e questo ovviamente dava fastidio ad un discorso di cristianesimo. Poi di fatto loro hanno cominciato a essere cristianizzati comunque direi soprattutto in epoca moderna, perché comunque nei secoli passati la Chiesa se ne teneva comunque alla larga dai gitani, ecco, diciamo che li lasciavano comunque per i fatti loro. È stato soprattutto a partire dal Novecento che hanno cominciato comunque a cristianizzarli, poi di fatto in realtà attualmente loro sono quasi tutti o cristiani o comunque islamici. Però ecco, qui e lì è rimasta qualche loro usanza legata proprio al politeismo dell'antico, quindi in realtà come dicevo, questa Santa Sara, la Kali, in realtà è semplicemente un rito cristianizzato di quello che poi restava del culto a Kali. Praticato comunque in India. Tra l'altro, poi un'altra cosa interessante dei gitani è anche i loro riti funebri e le concezioni che loro hanno sui fantasmi e anche sui mostri tipo vampiri. Sono comunque delle analisi interessanti, che io avevo trattato in uno scritto a parte. Tra l'altro, appunto, loro adesso non so se lo credono ancora. Può essere che magari lo credano ancora. Francamente, non mi è mai capitato di avere l'opportunità di chiederlo, però se avrò l'opportunità di chiederlo, lo chiederò. Loro credevano molto, molto superstiziosi su questo discorso degli spiriti dei morti e del mulo, che è appunto questo spirito che loro temevano molto. Difatti, per quanto riguarda i gitani, facevano tutta una serie di riti particolari per quanto riguarda la morte, e anche ad esempio per quanto riguarda il parto, perché anche il parto era la nascita di un nuovo bambino, ecco, veniva appunto visto come evento in cui bisognava fare cose particolari per evitare l'influenza degli spiriti. Niente, allora il capitolo poi va avanti spiegando anche tutte queste cose interessanti relative appunto, come ho detto, allo spirito del defunto o comunque anche ai riti funebri. Però direi che poi le cose più importanti le farò comunque uscire per iscritto. Niente, lo concludo qui il video. Allora, sotto vi metto anche l'approfondimento a quegli altri video che avevo fatto di approfondimento. Relativi appunto alla magia gitana e al discorso degli amuleti, così poi se volete approfondire vi andate comunque a vedere anche quei video lì. Consiglio comunque di dare uno sguardo, ecco, di dare comunque una lettura a questo libro, che tra tutti quelli che ho letto relativo ai Rom è quello che comunque è fatto meglio perché ripercorre tutto un discorso non solo storico, ma anche, come ho detto, da un punto di vista folcloristico. Che comunque è sempre un discorso interessante. Niente, detto questo, concludo qui l'argomento. Spero che sia stato interessante e che serva per fare un po' di informazione, perché comunque purtroppo il discorso dei Rom ovviamente scatena sempre una forma di razzismo che spesso comunque arriva.
degenerato, ecco, degenerato più volte nella storia, comunque in un discorso di non solo di discriminazione, ma anche di veri e propri massacri. Effettivamente gli gitani sono stati anche perseguitati dal nazismo, il cosiddetto Porraimos, che appunto venivano internati anche loro, ecco, nei campi di concentramento, venivano uccisi anche loro. È un po' un genocidio dimenticato. Quindi spero che questo video serva a fare un po' di informazione, perché appunto in realtà il discorso del fatto che spesso si sente che appunto in realtà i Rom delinquono, quello deriva anche dal fatto che dal loro punto di vista avevano comunque questa concezione del sistema castale, che appunto è un residuo del loro induismo. E l'induismo appunto in realtà tende a dividere le persone in caste, quindi è per questo motivo che loro vivono isolati per i fatti loro, proprio perché la mentalità è la mentalità indù, quindi è una mentalità castale, che ovviamente è una mentalità che non tutti noi conosciamo, perché per conoscere queste cose a priori appunto devi leggere, devi conoscere. Se una persona non sa che i gitani sono di origine, provengono dall'India, quindi comunque avevano nel bagaglio culturale quel genere di discorso dell'impurità e della purità e del sistema castale, ovviamente non capisce perché questo popolo si è sempre vissuto per i fatti suoi. E ovviamente c'è da considerare anche il fatto che questo è un sistema, è un meccanismo tipico che si verifica, studiato in sociologia, che si è verificato comunque anche in tante altre occasioni, ovvero sia che se un certo gruppo di persone viene temuto, viene ostracizzato, viene odiato, viene perseguitato, questo gruppo di persone tenderà a crescere con un discorso ovviamente di odio, quindi sarà più propenso ad agire male nei confronti della comunità, proprio perché in realtà a priori si sente escluso. Quindi in realtà per evitare un certo tipo di discorso di delinquenza bisognerebbe in realtà, appunto, in realtà partire da questi due concetti, cioè partire innanzitutto da un discorso del capire sul fatto che la mentalità gitana era una mentalità castale, proprio basata su un discorso di separazione tra puro e impuro e tra separazione di gruppi, che proprio ribadisco è una mentalità tipica dell'induismo, e al 99,9% i gitani provenivano appunto dall'India. Quindi quando comunque sono arrivati qui si portavano dietro questo bagaglio questo bagaglio di idee, che poi ovviamente da un punto di vista storico, tra virgolette, è peggiorato, perché comunque loro, venendo perseguitati fino al Medioevo, hanno ovviamente rafforzato il sistema castale, quindi di conseguenza si sono ancora più ostracizzati rispetto al resto della società, per questo che non si integrano. E poi bisognerebbe appunto partire in realtà dal presupposto che se una minoranza viene colpita comunque con un discorso di odio e di fastidio da parte del gruppo maggioritario, ovviamente questa minoranza tenderà ancora di più a isolarsi e a commettere crimini. Mentre invece se si sentisse in un certo senso accolta, non commetterebbe più i crimini che comunque commette. Bisogna un po' riflettere comunque su questi due punti della questione, da un punto di vista prettamente sociologico, se appunto si volesse analizzare la questione, la questione appunto dei Rom, del fatto appunto da una parte perché si isolano e perché non vogliono integrarsi, e dall'altra perché effettivamente noi in realtà pensiamo determinate cose su di loro che in realtà sono stereotipi. Vi faccio appunto l'esempio, cioè il discorso del fallo, allora, l'ideologia che lo stereotipo, che gli zingari rubassero i bambini, in realtà è uno stereotipo che è nato a partire dal Medioevo ed è stato fomentato dall'Inquisizione.
In realtà è vero il contrario, cioè è vero il fatto che sono stati gli stati occidentali che spesso portavano via i bambini alle famiglie rom. Cioè lo stereotipo che noi abbiamo in testa, che era, tra l'altro era molto vivo anche ad esempio, anche una cinquantina d'anni fa, che si pensava appunto che gli zingari rubassero i bambini agli italiani. Nasceva a monte da un discorso di propaganda che era stata fatta a partire dal tempo dell'Inquisizione, quando appunto l'Inquisizione aveva scagliato contro i gitani tutta una serie di accuse, tra cui appunto il discorso di comunione col diavolo, e quindi ovviamente di culto, di adorazione dei demoni e del diavolo, il discorso ad esempio del praticare la magia. E il discorso anche del fatto che li si accusava comunque di rubare i bambini e di sacrificarli al diavolo, o anche ad esempio di spesso di cannibalismo, ecco, di mangiare i bambini. Ma questa era un'accusa che l'Inquisizione aveva fatto anche nei confronti delle donne, le cosiddette streghe. Solo che queste accuse sono, diciamo, si sono trasmigrate nell'immaginario collettivo di generazione in generazione. Ad un certo punto nel Settecento e a partire dall'Ottocento sono cadute nei confronti dell'immaginario comune collettivo, nei confronti delle donne, perché ovviamente la caccia alle streghe donne è finita in quel periodo, 1700 qualcosa, di conseguenza anche le accuse con cui le donne venivano calunniate dall'Inquisizione, dalla mentalità cristiana comune del tempo, sono comunque cadute, perché oggigiorno nessuno pensa più che appunto le donne in realtà sacrificano i bambini ai sabba, quindi quell'accusa lì è caduta. È rimasta però nei confronti degli zingari, nei confronti dei gitani. Quindi in realtà, ad esempio, quell'idea lì, se noi appunto la studiamo da un punto di vista sociologico, sappiate che appunto era nata, era stata fomentata proprio dalle accuse dell'Inquisizione. Non si capisce però perché nei confronti della donna, nei confronti delle donne l'accusa è caduta, nei confronti ad esempio dei gitani questa accusa che era stata appunto lanciata dall'Inquisizione in realtà è rimasta praticamente immutata fino ai giorni nostri. Niente, questo era giusto per farvi riflettere su questo discorso, cioè sul fatto che, come dico, che la propaganda anti-zingaresca, diciamo così, in realtà, per la maggior parte delle volte era appunto frutto dell'Inquisizione, perché è stata l'Inquisizione che comunque li ha perseguitati. Questo non significa che ovviamente loro durante la storia non abbiano effettivamente fatto degli atti criminali, li hanno fatti. Cioè, ad esempio, venivano accusati ovviamente di rubare, e quando venivano presi ovviamente venivano anche impiccati. Hanno ovviamente anche, diciamo, facevano comunque dei sequestri di persona. Però il punto è che quello stereotipo lì, così come ce l'abbiamo in testa noi, era stato proprio fomentato dall'Inquisizione, quindi dal periodo della caccia alle streghe, che peraltro poi erano accuse che erano toccate anche ad altri gruppi, ad esempio nel caso degli ebrei. Nel caso degli ebrei, ad esempio, si riteneva, si credeva che gli ebrei non solo praticassero il cannibalismo, mangiassero i bambini, ma addirittura bevessero il sangue. Era appunto un'accusa che era stata lanciata dall'Inquisizione. Anche quell'accusa lì ad un certo punto è caduta, perché oggigiorno nessuno pensa più che gli ebrei mangiano i bambini e bevano il sangue. Però la stessa accusa, cioè l'accusa appunto di rubare i bambini e di sacrificarli, che colpiva comunque gli zingari, aveva all'epoca dell'Inquisizione colpito anche gli ebrei e le donne, non è caduta nel caso degli zingari, ma anzi è rimasta comunque nell'immaginario collettivo di tutti. Quindi questo per dire sul fatto che gran parte comunque della propaganda, degli stereotipi che noi abbiamo in testa relativi proprio ai gitani, risente comunque della propaganda inquisitoriale contro di loro. Cioè, era solo giusto per rendervi comunque consapevoli di questo, cioè di questo fatto, cioè del fatto che appunto tutta l'immagine negativa che noi abbiamo comunque era stata, tra virgolette, cucita addosso appunto dall'Inquisizione, che tra l'altro li perseguitava, così come perseguitava le donne e gli ebrei. Ad un certo punto nella storia le accuse contro le donne e contro gli ebrei sono cadute.
nei confronti del popolo gitano, no, nel senso che queste accuse si sono tramandate e sono tuttora presenti nell'immaginario comune. Ma in realtà, tra virgolette, è vero il contrario, perché se si studia appunto una storia della persecuzione contro i gitani, in realtà sono stati spesso gli stati a mettere in atto una serie di politiche discriminatorie contro di loro, come ad esempio, ripetevo, il portare via i bambini alle famiglie dei gitani e ad esempio rinchiuderli in istituti speciali. Quindi non erano loro che portavano via i bambini agli europei. Era esattamente il contrario, cioè erano le politiche europee del tempo che portavano via i bambini alle famiglie gitane. E questo tra l'altro accadeva anche nei confronti degli aborigeni. Ad esempio, gli aborigeni hanno subito la stessa cosa. I bambini degli aborigeni venivano portati via dalle famiglie degli aborigeni, venivano praticamente piazzati lì in quegli orfanotrofi cattolici e si tentava appunto di cristianizzarli così. Questo era giusto per farvi riflettere un po' su questo discorso, da un punto di vista prettamente sociologico, su questo discorso delle accuse e del capro espiatorio. Niente, allora concludo l'argomento. Se trovate questo libro, comunque dategli uno sguardo perché comunque è un libro intelligente, cioè interessante, che permette di imparare un po' qualcosa di nuovo. Quindi imparare fa sempre bene in generale. Spero che il video vi sia piaciuto, che comunque sia risultato interessante. Ringrazio le persone che l'hanno ascoltato.